Buonasera e ben ritrovati a Vita d'Atleta. Ho il piacere di ospitare quest'oggi l'Ironman italiano per eccellenza, Daniel Fontana. Buonasera Daniel. Buonasera Katia. Stiamo naturalmente parlando di triathlon. È un grosso piacere averti ospite. Ti trovi a Livigno per una missione ben precisa, Daniel. Sì, mi trovo per gareggiare domenica a The Giant, che è il triathlon medio di Livigno, che è il fratello minore di Icon, questa impresa che è nata penso 3 anni fa, che è un extreme triathlon. E niente, sono abbastanza preoccupato, Che diciamo. se lo sei tu, figuriamoci chi non è molto allenato. Livigno, con la quale hai un buon feeling, ci sei stato anche nel mese d'agosto per organizzare un camp e di successo. Sì, siamo venuti ad agosto a organizzare Train Smart, che è un camp che da tanti anni facciamo per amatori, una vacanza sportiva per triatleti, che facciamo da tanti anni in Val di Fiemme. Quest'anno abbiamo scelto Livigno e ci siamo veramente stupiti dei feedback degli atleti e come ci hanno trattato tutta la comunità di Livigno. E abbiamo scoperto una meta turistica sportiva che non conoscevamo e che sicuramente ha un potenziale enorme. Daniela, andiamo dunque a conoscerti. Posso solamente anticipare che tu hai il record italiano su quello che concerne l'Ironman e poi ci spiegherai la differenza tra le varie distanze della specialità. E in più hai vinto già 2 volte un Ironman, una coppa, una gara del genere e sei stato anche vicecampione del mondo nel 2009. Cominciamo col chiederti che cosa vuol dire essere un finisher e che cosa significhi vincerlo, un Ironman. L'Ironman è diciamo, la distanza più lunga del triathlon, è come è nato il triathlon negli anni 70 alle Hawaii, per questa sfida tra i Marines, e sono 3.800 metri di nuoto, poi 180 km di bici, senza la scia, quindi individuale, senza poter stare in gruppo, e la maratona di 42 km. Il tempo migliore è 8 ore 05 38 secondi, 8 ore 05:38. che l'ho fatto in Wow. Florida nel 2013, e oggi è la miglior prestazione italiana, anche se sicuramente, come tutti i record, durerà molto poco, penso. Quando l'hai stabilito Nel questo record? 2013 e nell'Ironman di Florida, in Panama City. Beh, quindi è già 5 anni che Sì, resiste e sì. non è poco. Sì, però il triathlon sta crescendo e sicuramente, sarà battuto tra poco. Mi auguro di no, però è il corso naturale delle cose. Due vittorie Due in un vittorie, la Ironman. prima è stata nel 2014 a Los Cabos, in Messico, una vittoria che è stata molto ricercata. Sono stati tanti gli anni che ho cercato di vincere un Ironman, da quando ho finito di fare le gare più corte delle distanze olimpiche, e sono riuscito soltanto nel 2014, con una gara che ancora lì è il record del percorso, 8 ore 26, che poi sono riuscito a rivincere un altro Ironman nel 2016. Stesse emozioni? Diverse le emozioni, perché in mezzo sono successe delle cose: sono stato operato al tendine d'Achille, sono stato fermo praticamente un anno, e poi vincere una gara del circuito mondiale con più di 40 anni ha sempre un sapore diverso. E riuscire a fare delle cose che fanno i ragazzini, grazie al lavoro, all'esperienza, diciamo alla concentrazione, alla precisione nel lavoro, ha un sapore diverso che quando sei giovane o più giovane, tutto viene più facile. Certo, delle fatiche con sacrificio si apprezzano sicuramente di più. Veniamo a te, Daniela. L'accento non ti tradisce, non sei italiano, sei argentino. Sono nato in Argentina, 42 anni fa, in Patagonia, a General Roca, e ho sempre avuto il passaporto italiano. Infatti ho fatto le Olimpiadi rappresentando l'Italia, perché mia mamma, come tanti immigranti argentini, del Certo. popolo argentino, sono arrivate lei del Veneto, e quindi ho sempre avuto il passaporto italiano, che poi per caso ho cominciato a utilizzare, a usufruire, nel 2002, quando sono arrivato per la prima volta in Italia, e poi dopo aver girato un po' tutto il mondo. E da lì mi sono innamorato della cultura italiana, che non è altro che la cultura argentina, e sono rimasto qua.
E beh, dai, insomma. Ho messo le radici. Le radici, le due radici, certo. Sì, sì, sono. Cioè, sono diciamo stabilito. Abbiamo avuto un bambino tre mesi fa, quindi sono molto felice. Certo, sei diventato. Sono molto orgoglioso di essere italiano. Sei molto orgoglioso del piccolo Leonardo? Il piccolo Leonardo Fontana e. Eh sì, è una scommessa molto grande. Certo, un amore tra te e Micole ha sbocciato sui campi di gara? E l'amore tra me e Micole, sì, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, lei giornalista, atleta molto forte, e poi piano piano, si è approfondito fino a che oggi siamo diventati una coppia stabile e abbiamo fatto questa scommessa di popolare la Padania, diciamo. Tra l'altro ho visto in questi giorni la Piccolo sempre assieme a voi naturalmente e vi segue e mi accennava i microfoni spenti, i primi 2 mesi della sua nascita, insomma le ore del sonno sono state un po' ridotte per tutte, però fa parte del gioco e ciò nonostante hai continuato gli allenamenti e hai continuato la tua carriera, ci sta. Certo, io sempre dico che l'eccellenza nello sport può essere raggiunta soltanto all'interno di una vita equilibrata, di una vita piena di ossessioni riguardo alla professione, ma anche una famiglia tranquilla, ordinata, una vita ordinata, e questo sicuramente importa dei sacrifici, ma dei vantaggi sia a livello personale che sportivo. Sei nato in una famiglia di sportivi? Come la te? No, i miei genitori non hanno mai fatto sport, mio papà è veterinario, mia mamma è insegnante di matematiche. E siamo arrivati allo sport perché io ho due sorelle, una delle mie sorelle più grande aveva qualche problema con la crescita e il medico ha consigliato a mia madre di portarla a nuotare tanti anni fa. E le terapie erano queste e mia mamma giustamente ha portato tutte e tre in piscina per una questione di praticità. Certo. Lì è stato il primo amore con la piscina, con il nuoto, e che fino ad oggi posso dire che sono stati 35 anni che praticamente tutti i giorni mi butto a nuotare a muovere le braccia. Wow, quindi la tua disciplina nella quale riesci meglio il nuoto? Sono un buon nuotatore e dopo tanti anni sono riuscito a limare, diciamo, le difficoltà in tutte le discipline. Sono diventato un bravo ciclista e nei miei migliori anni sono stato sicuramente un buon corridore, che era l'etapa dove si definiva il triathlon. Beh, forse è la corsa la disciplina che fa la differenza in un Ironman? Fa la differenza perché alla fine, perché siamo molto stanchi, però se uno vuole vincere bisogna nuotare bene e fare una bici molto solida. Tanto lavoro mentale, perché sono gare molto lunghe, molto impegnative, dove uno si trova molto imprevisti, bisogna avere sicuramente un piano di gara, un piano di allenamento, ma bisogna anche essere flessibili e improvvisare, e questo anche è una cosa bella. Beh certo, bisogna avere, penso, un'ottima resilienza. E sì, tu sì. Ne sei maestro. La resilienza sì, ma in tutto. Io posso dire che sono un maestro di resilienza non solo per lo sport, sino perché a lungo la mia carriera ho trovato tante difficoltà. E io sono molto fiero del fatto di essere nato a General Roca e oggi vivere in Europa e aver conosciuto praticamente tutto il mondo e tantissime persone, tantissime esperienze grazie allo sport. In mezzo sono state grandi, grandi delusioni. Sono rimasto fuori dall'Olimpiadi di Sydney e poi ho dovuto cambiare maglia quando nel 2002, dopo il 2004, l'Olimpiade del 2004 ho scelto gareggiare per l'Italia e sono stati momenti molto difficili, operazioni, momenti complicati che grazie a una famiglia stabile, a dei sogni, a delle ambizioni molto grandi sono riuscito a raggiungere, e poi questo è la resilienza nella vita reale poi si vede anche nelle gare, che non è altro che affrontare le difficoltà. Certo,
in una disciplina così tosta, perché insomma stare in gara 8 ore e mezza per te, e immaginiamo quelli medi che stanno in giro magari 13-14 ore, bisogna avere una testa incredibile. Dovesse capitare la giornata, no, sia il giorno delle Olimpiadi che nella finale dell'Icon, parti, senti che hai delle sensazioni negative, però insomma quello era la tua giornata, devi stringere i denti, e che cosa passa per la testa? Diciamo che la giornata no, nell'Ironman c'è il momento no, almeno c'è sempre. E si dice che non si può dire che hai fatto un Ironman se almeno 2 volte non hai pensato seriamente di ritirarti. Però uno deve diciamo semplificare le cose, sicuramente credere infinitamente in se stessi e in quella preparazione, e sapere che se uno tiene duro, anche rallentando, anche magari fermandosi un attimo, può raggiungere questo traguardo. E che una giornata così lunga, che dopo i momenti difficili sicuramente vengono i momenti migliori. Allenarsi, essere molto umili e niente, mettere, a volte soltanto pensare a mettere un piede davanti all'altro e non fare, non entrare in discorsi molto profondi. Ho letto che per te l'Ironman o il triathlon è come un romanzo, insomma può essere un thriller, può essere un romanzo rosa, non si sa mai fino a che non lo vivi. Sì, diciamo che è un romanzo... E, come la vita un po' più delle volte finisce, non dico bene o male, però è difficile. Dico che è un romanzo perché, a differenza della maratona, dove uno si allena con grande precisione per una gara, dove se uno vuole fare una maratona di 3 ore e mezza si allena a 5 km. Schede, tabelle, insomma, non si spugia. Uno segue una tabella, è molto matematico. Sicuramente la maratona è difficile e ci sono dei momenti difficili, però uno si può allenare con molta precisione. Invece nel triathlon uno si può preparare e poi in gara trovare delle situazioni molto molto difficili. Ci sono gare, per esempio, che io ho fatto nell'oceano, dove io avevo fatto un programma di alimentazione, perché una gara molto lunga bisogna mangiare, e dopo aver nuotato nell'oceano ho bevuto 2 litri di acqua salata e non sono riuscito a mangiare durante tutta la gara. Però questo è anche il bello, improvvisare e pensare al momento qual è la soluzione migliore per poter questo traguardo che abbiamo immaginato, che abbiamo sognato tanto durante questa lunga preparazione, raggiungerlo. E questo romanzo è lungo e cambia molto. Molto spesso appunto nuotate voi Ironman nell'oceano. Pericolo? Squali, pesce cani? Sì, dicono di sì. Io per fortuna non ho mai visto uno squalo dal vivo. Adesso ci sono stati, domenica sono i campionati mondiali in Sudafrica, dove io ho gareggiato già tante volte, e uno vede delle foto dei giornali, allo stesso le Hawaii, dove lo squalo bianco, però sempre nella speranza di non incontrarlo. Sì, un aneddoto divertente è che quando sono andato alle Hawaii con Alex Zanardi, gli ho fatto la battuta quando siamo andati a nuotare, gli ho detto: guarda che ci sono gli squali qua, che è anche vero. Lui mi ha detto: guarda, quando vedono me diranno: questo l'ho già assaggiato, sicuramente non è buono e mi salvo. Però no, io ho più paura alle meduse che agli squali. Certo. Ti sarà già capitato di imbatterti in un branco? Anche reazioni allergiche. Però siamo preparati per tutti, e poi l'organizzazione dell'Ironman non è improvvisata. Anche qua a Icon loro è una gara molto difficile, c'è anche un po' di rischio, però è tutto sotto controllo e molto standardizzata l'organizzazione, quindi se uno rispetta le regole non c'è altro pericolo che fare tanta fatica. Quale gara ti è rimasta più nel cuore? Al di là dei risultati, forse tu mi racconterai delle vittorie, ma magari no. Io, quello che ti raccontavo prima, secondo me le Olimpiadi sono una storia totalmente diversa. Siamo pochi quelli che riusciamo a qualificarci, è sempre stato il mio primo sogno che... Diciamo, quando ho cominciato a fare sport non sognavo neanche, partecipare a un'Olimpiadi, allenarsi, qualificarsi, avere tutta la pressione, vivere il villaggio, un'esperienza unica. Chi è riuscito a fare una medaglia, che io sono stata sempre una invidia enorme, hanno il massimo rispetto, perché è l'eccellenza assoluta nello sport. Poi l'Ironman è bello, una bella sfida, però è una cosa più interna.
diciamo una sfida interna dove uno va un po' incontro ai suoi limiti e dove uno prova quanto tiene di testa. L'eccellenza sicuramente è nelle Olimpiadi. Io sono riuscito a fare 2 Olimpiadi e penso che a mio figlio, se un giorno avrò dei nipoti, raccontare questa esperienza, queste emozioni, sarà una cosa unica che poi con gli anni cresce sempre di più. Hai partecipato ad Atene 2004 e Pechino 2008 con una quasi Olimpiade in quella di Sydney. Sì, la prima Olimpiade del triathlon, che sono rimasto fuori per un incidente appena prima, ero molto giovane e lì, quello che dicevo prima, i momenti difficili, io quando ho guardato le Olimpiadi in TV del 2000 ho pianto, ma sono quelle cose che o ti abbattono del tutto o ti danno la forza di rilanciare e fare qualsiasi sacrificio per poi esserci. Ad Atene, sicuramente le Olimpiadi di Atene sono state bellissime, a Pechino ho rilanciato ancora per cercare di fare meglio e sono passati degli anni molto molto intensi, con tante energie, tante frustrazioni, tanti momenti belli e anche tanti altri brutti, però diciamo, di questo è stata fatta la vita di uno sportivo. Quindi dalla distanza olimpica poi ti sei tramutato in uno da long distance. E l'evoluzione è naturale. Poi ho cominciato a fare subito nel 2009 le gare a distanze più lunghe, sono riuscito a fare vice campione mondiale nel 2009 e settimo alla finale mondiale nel 2007, però sempre il mezzo Ironman era la metà di un qualcosa. Quindi un po' quella che è stata sempre la mia caratteristica, di prendere una strada e portarla sempre fino alla fine. Lì ho cominciato a fare gli Ironman e sono riuscito a vincere il primo, sei stato il primo italiano a vincere uno nel 2014 e andare alle Hawaii già praticamente subito. Hai il conto di quanti Ironman hai terminato? No. No, no, non sono uno che, diciamo che non ho neanche le medaglie, le copie a casa, neanche tante foto, e non sono un collezionista, diciamo, di trofei, e sono un collezionista di emozioni e guardo sempre avanti, e anche se so che non farò mai più le cose che facevo quando avevo 20 anni, nella mia realtà cerco sempre di trovare nuovi stimoli. Quello che dicevo prima, vincere un Ironman con più di 40 anni e partecipare l'anno scorso, sono stato l'uomo più vecchio alle Hawaii tra i professionisti, sono delle soddisfazioni. E poi grazie all'esperienza, al lavoro e a raccogliere ancora i risultati ogni tanto e legnare i ragazzini è un'allegria, Assolutamente. sì. Daniel, sei proprio un poeta dell'Ironman, è bello starti ascoltare. Qual è la filosofia che tu percepisci? La filosofia è quella che oggi a me la squadra mi dicono il capitano, non perché sono il più forte oggi, sennò perché diciamo, sono quello che so di più e quello che ha fatto di più sicuramente nel tempo. La filosofia è quella di amare il lavoro, il sacrificio, di abbracciare la fatica, di non scappare ai sacrifici. Non è che ci piace far fatica o soffrire, però ci piace avere dei sogni, avere degli obiettivi importanti, ambiziosi e provare a raggiungerli. Molte delle volte è questo che cerco un po' di raccontare ai ragazzi, molte delle volte questi risultati non vengono raggiunti, però non bisogna arrendersi che alla lunga le soddisfazioni arrivano e di questo è fatta la vita. Nelle piccole cose, giorno dopo giorno, lavorare per fare delle cose importanti e poi fare della propria vita. Alcuni vincono le medaglie alle Olimpiadi, altri fanno un po' meno, però cercare di fare nelle proprie capacità e della propria vita un piccolo capolavoro. Daniela, voi argentini, come noi italiani, vivete la calcio in una maniera veramente molto intima e Intensa, molto sì. forte, intensa.
Anche tu sei un amante del calcio? Non sono un amante del calcio, sono un amante dello sport fatto bene. E in Argentina tifavo il Boca, appena sono arrivato in Italia nel 2002, il mio compagno di camera mi ha detto: tu sei tifoso dell'Inter, e da lì sono stato segnato. Infatti adesso vivo... Ma conoscevi la società, conoscevi sì, la storia? Sì, quindi... conoscevo la storia, e adesso vado spesso allo stadio e mi sono trasferito alla Piano Gentile, dove li vedo spesso allenarsi. E, sì, il calcio è un altro mondo, un mondo molto diverso dal nostro, comunque i grandi calciatori, le grandi figure, anche se hanno dei stipendi diversi, hanno della visibilità diversa, sono dei grandi lavoratori, come abbiamo potuto conoscere Zanetti, che con un talento magari limitato è riuscito a raccogliere tanto. Oggi vediamo il Cristiano Ronaldo, la situazione, sono dei professionisti, degli atleti che lavorano, che curano l'alimentazione, che curano il riposo, quindi non bisogna farsi soltanto credere che sì, del calciatore certo. che si diverte, che con la velina, che sempre va in delle feste in feste o sì, va in giro col macchinone. I grandi atleti in qualsiasi sport sono quelli che hanno lavorato sodo, che lavorano tutti i giorni, che lavorano più degli altri e che fanno una vita ordinata in famiglia e che credono comunque nell'ambizione di fare la gloria dello sport, no? Dei soldi, che non sono una motivazione. Certo. Ti ho fatto questa domanda relativa al calcio perché mi è piaciuta una battuta che mi hai fatto a microfoni spenti, che voi interisti siete abituati a soffrire, l'Ironman è un po' la filosofia sì, del soffrire. Sì, l'interista siamo abituati a soffrire tanto, però io sono riuscito a godermi la tripleta, quindi lavorando e soffrendo tanto ogni tanto arrivano dei risultati superlativi. Hai scritto anche un libro. Ho pubblicato un libro che si chiama Dimagrire di corsa della Mondadori, dove un po' racconto un po' questa storia. Io faccio un po' l'allenatore e il motivatore in qualche senso, dove sono riuscito a portare cinque ragazzi che non hanno mai fatto lo sport nella loro vita a fare una mezza maratona. Questo è un po' un racconto dove io con la mia passione e con la mia spinta, sono stato anche tante volte cattivo, sono riuscito a trasmettere quello che è stata la mia carriera a persone che non hanno mai fatto sport e ho fatto comunque fare un po' sport a un certo livello e cambiare la loro vita in meglio, che alcune di loro ancora corrono e vogliono fare ancora la maratona. Dimagrire di corsa, tra l'altro, è un titolo molto interessante. Daniel, siamo in chiusura, però sfrutto la tua presenza per invogliare magari la gente che è a casa, che non è molto sportiva, a alzarsi dal divano e cominciare a praticare dello sport. Tre consigli per... Consiglio è che l'essere umano, i nostri antenati, dopo tantissimi milioni di anni di evoluzione, il nostro corpo è stato fatto per muoversi. E quindi un corpo che non si muove non è efficiente, neanche la testa. Muoversi vuol dire essere più in forma, più magri, più tonici, un sistema immunitario più resistente, più lucidi di testa, a livello linfatico. I muscoli sono fatti anche a livello di stomaco, la libido, il testosterone, tutto va in funzione del movimento. Muoversi non vuol dire ammazzarsi di sport, ma vuol dire... È detto da te. Sì, no, però, non esagerare, però non farsi prendere la pigrizia è anche un segnale che noi dobbiamo dare a noi stessi di non essere pigri e di muoverci per star meglio. Per star meglio al lavoro, per star meglio con la nostra famiglia e rispettare, e noi abbiamo il dovere comunque di rispettare questo corpo che ci ha dato i nostri genitori per poi portarli il più a lungo possibile nella miglior maniera possibile. Daniel, ti ringrazio, è stato davvero un grande onore chiacchierare con te, conoscere la tua storia e un grosso in bocca al lupo. Grazie Katia. È tutto per questa sera, grazie per la cortese attenzione e vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata.